Mi trovo a Rofrano in occasione della prima tappa del quarta edizione del Carnevale Intercomunale. Dell'universo, noi siamo al centro, musica in cielo risuonerà, perché siamo colori nati dal sole, nati dal niente, perché torniamo ancora sempre più belli in mezzo alla gente, siamo luce che brilla tutta la notte, fammi volare, sopra un carro che passa il mondo dal cielo, voglio guardare. Bilancio della prima tappa che si è tenuta qui a Rofrano, che è appena terminata, tanta gente, grande partecipazione, però bei carri, però ci sono stati inconvenienti. Sì, inconvenienti, la neve, il vento e infine anche la corrente. Purtroppo a Rofrano dovete sapere che siamo serviti da un unico cavo e quando cade quello non abbiamo più corrente. Adesso vedi, siamo ancora al buio. E bilancio positivo, ci siamo divertiti, i carri sono stati belli e si vede che c'è stato impegno da parte di tutti, non solo di Rofrano ma anche di Alfano, Laurito, Montano, io li chiamo i nostri amici, siamo tutti amici, un unico grande staff. E c'era un po' di titubanze nel palla per il freddo, però sì, è stato qualcuno dice magari la rinviamola, però abbiamo preferito farla, cogliere l'attimo, anche perché adesso d'inverno non si sa il prossimo weekend come sarà, e speriamo che sia una bella giornata e invitiamo a venire. La tappa di domani, 24, è stata rimandata a sabato prossimo perché ci sono dei lavori sulla statale 18. Quindi si riparte il 2, sabato 2 da Alfano, poi domenica 3 a Laurito e gran finale a Montano il 5. Ora, comunque noi siamo soddisfatti lo stesso nonostante le condizioni meteo. La cosa che mi piace tanto di questo carnevale è che riusciamo a unirci tra di noi già tutti ogni anno e sempre di più. A Rofrano e poi con gli altri quattro paesi, quindi per me questa è una vittoria importante. E il tema che avete scelto rappresenta un po' tutto il mondo, i cinque continenti, un tema in un certo qual senso che si avvicina molto anche alle problematiche attuali. Sì, infatti, perciò abbiamo scelto questo tema, e anche se a volte nel mondo sentiamo tante cose negative, però vogliamo far passare un messaggio di unione. È sempre lo stesso messaggio, ci teniamo, continuare a sognare, credere nel futuro, tutti insieme, perché secondo me solo insieme si può crescere. Che splenderà nell'universo, noi siamo.